you know, wandering. Di questo allazzo, questa piazza qua dell'antico borghese medene, cosa del 46, dove mi hanno chiesto cosa mi imperare il nipote di Monsignore prima di Asburgo, qui c'erano convegni presentili legati ai papà Alessandro VI, scettori dei potentati d'Italia. Wandering. Di questo allazzo, questa piazza qua dell'antico borghese medene, cosa del 46, dove mi hanno chiesto cosa mi imperare il nipote di Monsignore prima di Asburgo, qui c'erano convegni presentili legati ai papà Alessandro VI, scettori dei potentati d'Italia.
Che usa mi dice lo so ammazza di usarsi un numero 7 in scrittività 9 e un quarto. Salud de sangre. Attenzione, prego, il signor Giovanni Benincasa è desiderato in segreteria. Ripeto, il signor Giovanni Benincasa è desiderato in segreteria. Infatti i carabinieri tu e 10 minuti. Lungo vuol dire aperto per lungo tempo. Io vado ai servizi, Un grazie di cuore a tutti voi, vorrei ringraziare tutti i visitatori che sono arrivati in sagra in questa settimana, hanno fatto la loro donazione a Teleton, sono stati molto generosi. Io...
Buongiorno, che ricorda che potete ritirare i nostri ragazzi, quindi anche di molte niente nella prima profonda e l'altra scala da un po' faccio una cavità che ti ricordi dove ti fermo un muro che chiude l'acqua. Così il genio di Leonardo, mezzo millennio fa, si proponeva di superare quel tratto di fiume non navigabile. Ah, il mio che è avanti due minuti il mio con l'orologio. Abbiamo qua veramente tante belle cose. Vedi qua. Grazie. Buona giornata. Ma andiamo davanti, se ci incrociamo siamo qua. Sì, ci incrociamo. E la peggio, anzi, troviamoci davanti a quella dove c'è quella macchina rossa, va bene? Thank you.
Quando, si, quando è che comincia? Prego! No, quando, com'è? Sì, ma non prende il bigliettino! Ma quando, che ora comincia? Alle? È già tutto pronto! Ah bene, ok, vieni più dai. Thank you.
adesso? No, non arrivano a 6 mesi. Eccomi signora, buongiorno, come va? Guardavo, guardavo, quanto vengono te? Queste sono maglie che portiamo noi. Ricordiamo che gli amministratori che sono in vendita del mondo della sottoscrizione a premi
a favore del rifugio santuario della Val Piandino. Il primo premio è la panda esposta in sagra. Estrazione domani sera, domenica 18 agosto alle ore 22. E sei sottobattuta, eh? Sprinta con dei figli porcini e come si chiama il tuo? Il zoccolo. Dai, andiamo a vedere il tuo gusto. Fate il giro, vi do un Scusa. Prima mamma. Belli questi qui, no? Sono up to date. Adesso si usa così, no? E anche questa è bella. Appena la grana ne compro due. Thank you.
delle macchine. Eh no, un nipotino, una nipotina. Sei tu indietro di 70 anni? Passo di qua. Signori, buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben arrivati a questa 54esima edizione Sagra delle Sagre. Questa è la Maratona Telethon estate 2019. Anche oggi stiamo raccogliendo fondi per la ricerca, stiamo cercando veramente da portare a casa una speranza per quei 8 milioni di bambini che ogni anno nascono con una malattia genetica, per loro non c'è una cura. Se possiamo, se vogliamo, rinunciamo magari a un caffè, rinunciamo a una sigaretta, rinunciamo a un piccolo vizio, diamo una speranza a tutte queste famiglie. Quello che vi chiedo io, almeno una volta nella vita, andate a visitare uno di questi centri. Con piacere che buona parte, quelli che donano sono le persone che meno possono, però hanno il cuore grande. Dopo mai ci sono persone che possono dare anche di più, questa roba qua, no? Vogliono, non vedi, adesso c'è acceso, no? Schiacci e poi schiacci, vediamo un po', se deve essere acceso, aspetta. Sì, acceso, anche se si vede bene, schiacci, sì, e poi se vuoi schiacci. Scusa, in quella zona lì c'era il museo della miniera.
bello, ben fatto, no? Con i bambini. Cos'è un formaggio, boh? Qui c'è una scuola oggi, questa zona qua. Sono scusa? Sono morti due guide, perché prima sulla Via dell'Himalaya, una settimana che erano tornati, loro fanno i maestri, solo che si sono arrampicati tutti i mattoni, le rocce, e sono morti due giovani. Dai. C'è dove stare, se tu hai fatto la tua vita, e crepi pazienza, ma morire giovane, cioè nemmeno vista la vita, no? E vai creatore. Scusate, non ho fidanzato, si deve ascoltare. Anche lì, anche quel ragazzo, nessuno che bianco, 19 anni. Comunque devo dire che la Giulia è un po' sportiva, lo è, nel senso che anche lei è sulla ferrata, non fa tanto la... vero o no? Appunto. Insomma, è bello brutto perché sei una buona compagna di vita, ti pare o no? Perché anche la Michela penso che deve essere una buona compagna di vita, no? No. Accanto puoi avere anche una tipa bellissima che dopo fa i cornetti, anche quello. No, io non voglio figure. Già mica delle relazioni personali io. Dove va questo cazzo? Cazzo, lo potevo fare ancora più largo, vero o no?